È iniziato nel pomeriggio di ieri il 44esimo convegno delle Caritas diocesane, che si concluderà il prossimo 11 di aprile, per il quale cercheremo di aprire tutti i giorni una finestra, ma anche per farci raccontare lo svolgimento di questo appuntamento. E abbiamo con noi collegato Don Marco Pagnello, se non vedo male. Sì, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Allora, confini, zone di contatto e non di separazione. Ieri nel suo intervento introduttivo il presidente Monsignor Redaelli ha parlato dei confini come garanzia della diversità e danno la possibilità di una ricchezza di approccio al mondo nella sua complessità e nel suo mistero. Insomma, quali sono le prospettive che vi hanno portato a organizzare a grado questo convegno su questo tema? Abbiamo fatto la scelta di essere qui a Grado naturalmente perché il luogo, la città, la regione ci parlano di confine, soprattutto la città di Gorizia che visiteremo nel pomeriggio. Una città che si è vista divisa in due parti da un confine da un muro che poi è stato abbattuto, che adesso permette a queste due anime di potersi incontrare quotidianamente. Perché vorremmo dire che il confine, appunto, come dicevamo il signor Redaelli ieri, è il luogo di contatto, è il luogo di incontro tra diversità, un confine che ci chiede di essere superato, ma un confine che oggi più che mai abbiamo bisogno anche di ridirci con forza, perché abbiamo bisogno di riscoprire anche alcuni nostri confini, questo soprattutto a livello personale, perché se vogliamo l'incontro con la diversità, vogliamo vivere quella famosa convivialità delle differenze, abbiamo bisogno di passare per la via dell'accoglienza, del rispetto, della diversità e quindi porci il limite anche con noi stessi di non voler cadere per esempio nella pretesa o di voler assolutamente appiattire, scusate l'espressione, appunto le famose differenze, le famose diversità. Certo, tra l'altro questa mattina credo che si sia concluso da pochi minuti l'intervento da parte di Michel Landau della Caritas Europa, che ha parlato di mettere la dignità umana al centro della politica europea, e vengono anche a questo proposito indirizzate delle specifiche istanze su queste tematiche ai prossimi candidati alle elezioni. Sì, il presidente di Caritas Europa ci ha, nella sua relazione, ci ha, come dire, invitato ancora una volta a scommettere sull'Europa, soprattutto a pochi giorni dalle elezioni europee, di continuare a nutrire questo sogno di un'Europa unita, di un'Europa che mette al centro la persona, di un'Europa che sa investire sempre di più sui servizi sociali, che sa investire sempre di più sul mettere appunto al centro della propria politica la costruzione di un'Europa unita che va oltre gli stati, quindi un'Europa che fugge la tentazione dei nazionalismi, di un'Europa che riparte appunto da quelli che sono stati i suoi valori fondanti. Cinque sono le sfide che come Caritas Europa abbiamo indicato a chi un giorno avrà la possibilità di governare anche l'Europa. Cinque vie che ci dicono sostanzialmente l'importanza appunto della persona e di un welfare più giusto, di un welfare che va incontro alle fatiche di questo momento. In modo particolare Monsignor Landau faceva riferimento al tema del lavoro, al tema del salario minimo, del reddito minimo per le persone in difficoltà. Ma soprattutto Landau ci diceva come l'Europa insieme è stata capace ed è capace di affrontare tutte le sfide. Ecco, i confini che diventano luoghi di incontro, confini che vengono superati da un progetto unico, mi verrebbe da dire, da un sogno condiviso. Un sogno condiviso che riguarda anche i singoli. Voi di Caritas siete portati, ma non solo voi, diciamo, a superare quelli che sono i confini che dividono le persone, anche che si incrociano quotidianamente, quindi gli operatori, i volontari e coloro anche che, per esempio, come ha citato ancora Monsignor Redaelli ieri nel suo discorso, quelli che Papa Francesco chiama gli ultimi.
Sì, è l'esperienza di quella famosa cultura dell'incontro di cui Papa Francesco ci parla spesso. I nostri volontari, i nostri operatori ogni giorno hanno la possibilità, di vivere, concretamente, l'incontro con chi è portatore, portatore, portatrice di un'altra esperienza, di un'altra storia, è portatrice anche di una fede diversa. È soltanto nell'incontro, è soltanto nella conoscenza profonda dell'altro che si può essere poi capaci di andare oltre. Credo sempre di più che Caritas debba essere facilitatore appunto di questo incontro. Non solo i volontari, non solo gli operatori, ma tutte le nostre comunità cristiane dovrebbero vivere la bella esperienza dell'incontro, andando oltre i pregiudizi, andando oltre il si è sempre fatto così, andando oltre soprattutto le paure, perché credo che sta risuonando tanto in questi giorni, credo che la paura oggi che tiene tanti bloccati, tanti fermi nelle proprie posizioni sia il vero ostacolo appunto da superare, il vero muro da superare, Beh, una paura. Prego, abbattere. Prego. prego. Dico abbattere il muro della paura per poter accogliere poi le purtroppo continuamente alle nostre. Certamente una paura che purtroppo ci viene spesso inculcata con una narrazione quotidiana quasi che ce la vuol alimentare. Lei sta compiendo in questi mesi anche un giro per l'Italia, incontrando i vescovi, via, via, conoscendo quelle che sono le realtà delle diocesi in cui opera ovviamente Caritas. Che tipo di situazione ha trovato? Quale tipo di realtà ha incontrato fino ad ora in questo suo viaggiare per l'Italia? Innanzitutto incontro una chiesa italiana che sempre più è capace di farsi prossima alle persone in difficoltà attraverso tante opere, vescovi che in prima linea si mettono in gioco su questo, che cercano di formare le proprie comunità affinché siano soggetti attivi di carità, soprattutto di inclusione dei poveri. Quindi una bella Italia, una bella chiesa che ogni giorno nel silenzio, a volte nel nascondimento, fa bene la sua parte. Tanti volontari e tanta gratuità. Allo stesso tempo incontro una chiesa che sente il bisogno di fare qualcosa in più rispetto al tema delle disuguaglianze crescenti nel nostro paese. Maggior servizio rispetto alle persone facendo una sana advocacy, cioè una sana denuncia, una chiesa che sempre di più vuole stare dalla parte dei più poveri, sentendosi povera lei, una chiesa che attraverso i nostri pastori, i nostri vescovi, sempre di più mette al centro appunto la vita delle persone. Mi permetto di dire, una chiesa che comincia a vedere nella Caritas anche la possibilità di poter avvicinare mondi che a volte rischiamo di perdere. Penso ai giovani, penso a tante persone che fanno fatica oggi a incontrarsi nelle nostre celebrazioni liturgiche, che però invece sono pronte a fare la propria parte a fianco di chi ha bisogno. Ecco, una Caritas che non solo assiste, serve i poveri, una Caritas è una chiesa che vuole farsi voce dei più poveri, una chiesa che attraverso la Caritas vuole avvicinare anche i più lontani. Grazie a Don Marco per averci dedicato il tuo tempo. So che il programma è molto fitto e quindi il ringraziamento è Sì, triplo, davvero, per essere stato con noi. grazie.